9 interventi da realizzare per un importo complessivo di 50.000 euro. Obiettivo: eliminare gli ostacoli presenti sui marciapiedi, come dislivelli, pendenze trasversali eccessive o spazi ridotti, e permettere all'utenza debole di potersi muovere senza difficoltà nella propria città. Lo scorso maggio era stato annunciato il piano complessivo dei 20 punti ritenuti prioritari per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ora il primo stralcio, con i lavori che prenderanno il via a breve, che prevede interventi in 9 punti. La maggior parte, da via Genala a via Massarotti, ma anche in via Novati e in via Postumia, sono attraversamenti pedonali, con il marciapiede che dovrà avere una determinata pendenza, con scivoli di raccordo tra la strada e il marciapiede stesso. È un lavoro importante e ne abbiamo già fatti altri in questi anni. Sicuramente è un tema, quello delle barriere architettoniche e non, su cui c'è molto da lavorare, da investire. Oltre però a un intervento fisico, stiamo lavorando molto, credo, sull'aspetto culturale, cioè che il comune sicuramente deve fare la sua parte rispetto alla viabilità o agli edifici per renderli accessibili, ma anche, diciamo, pezzi consistenti della città ci piacerebbe che si attivassero per garantire l'accessibilità di tanti luoghi, ecco, quindi un po' anche il messaggio, oltre all'impegno economico e degli interventi che vorrei che passasse a tutta la comunità cremonese, quindi il negozio che può mettere una pedana piuttosto che, appunto, locali o tante piccole cose che possono agevolare la vita di tutti, sia di chi è disabile da un punto di vista fisico, chi è in carrozzina, ma, come diciamo sempre, anche per un anziano che ha difficoltà di deambulazione o per una mamma che ha un passeggino. Quindi va capito da parte di tutti e soprattutto da parte nostra e anche dei tecnici che progettano i servizi per la città, che pensare a una città fin da subito senza barriere di tutti i tipi, ne guadagniamo tutti, non solo queste categorie cosiddette deboli di persone. Numerose sono le persone e le associazioni che da tempo chiedono interventi. Queste persone hanno diritto di andare al cinema, piuttosto che accedere a un teatro, piuttosto che entrare tranquillamente in tutti i nostri negozi di qualsiasi tipo. Quindi questo è un lavoro da fare con le associazioni, i familiari, con loro, verso un po' la città.